Zona Fiera, Esprit Nouveau, siamo davanti alla palazzina, chiamiamola così, di Le Corbusier, che venne realizzata nel 1967 a Bologna, siamo appunto a Bologna, proprio in occasione di una fiera assai. Sì, la fiera dedicata alla rappresentazione dell'industria francese dell'edilizia, con una forte partecipazione di prefabbricatori pesanti. In quell'occasione un gruppo di architetti che è riunito intorno alla rivista Parametro, con il supporto degli enti locali, decise di fare questa provocazione, di ricostruire quello che era stato un gesto assolutamente episodico e temporaneo, il padiglione che Le Corbusier aveva pensato per l'esposizione delle arti decorative di Parigi del 1925. Naturalmente quello che è stato costruito qui, devo dire in un tempo brevissimo, perché la costruzione ha comportato circa 2-3 mesi di lavori, sempre perché si è utilizzato un sistema di prefabbricazione, in questo caso a pannelli di calcestruzzo armato prodotti dalla Grandi Lavori, ma ha riprodotto nella concezione dei volumi e nel sistema espositivo quello che era l'idea di padiglione pensato da Le Corbusier per esporre non soltanto il modulo abitativo a tipo, ma anche la sua collocazione in una città ideale rappresentata appunto in questi grandi pannelli del diorama. Chi parla è l'architetto Michele Zanella, che ha seguito il ripristino di questo spazio. Il terzo ripristino, perché insomma era da diverso tempo che questa fantastica costruzione era chiusa al pubblico per una serie di vicissitudini, e adesso riapre finalmente, diventerà uno spazio di urban center regionale dove si coordineranno e ci si incontreranno con tutti anche gli altri urban center, no, della comuni della nostra regione. Questo spazio qua era uno spazio, come dicevamo, è pensato come modulo abitativo seriale, ma anche come ulteriore spazio dove elaborare. Sì, dal punto di vista espositivo era pensato con due funzioni didattiche. Da una parte illustrare l'unità d'abitazione come esempio di alloggio inseribile in un immobile cittadino, e dall'altra, in questa sorta di padiglione aggiunto chiamato diorama, c'era la rappresentazione per il pubblico di come questo immobile si poteva raffigurare in un insieme urbano attraverso quei disegni che vediamo al piano di sotto. Ma l'intero insieme è ovviamente esempio di un concetto fortemente didattico dell'architettura che Le Corbusier ci ha lasciato. Questo per esempio è un tavolo disegnato. Disegnato da Le Corbusier, prodotto da Cassina, ancora oggi in produzione. Questo quindi è uno spazio, come dire, di incontro, sì, mi sembra, no? Con questi due semiovali, con questo affaccio poi in altri spazi sempre espositivi che verranno utilizzati. Avete già messo dei pannelli, adesso stanno facendo... Sì, abbiamo ipotizzato già una prima esposizione di una mostra di architettura curata dall'Istituto dei Beni Artistici e Culturali dell'Emilia Romagna, che ha una sua, diciamo anche, connotazione territoriale, perché è una selezione di architetture recenti, contemporanee, di architetti emiliano-romagnoli che hanno vinto una sorta di selezione regionale. Qui si passa da questo spazio diciamo pubblico, si passa a quello privato, perché qua c'è la casa, c'è lo spazio abitativo. Sì. Siamo sempre al piano superiore. Al piano superiore. Questa colori, è... scusi, colori, pavimenti, eccetera, sono quelli... I colori sono stati ripristinati secondo una palette di colori che ci è stata fornita direttamente, diciamo, dalla Fondazione Le Corbusier, e che sono stati fortemente ravvivati rispetto a quelli che erano
ormai sbiaditi, sono colori che si ritrovano tra l'altro in tutta una serie di progetti di Corusi, compreso i progetti di mobili che poi Cassina ha prodotto, soprattutto per quanto riguarda le sedute. Questo sarebbe stato l'ingresso dell'abitazione privata. Sì, immaginiamoci di salire in un appartamento che fa parte di un condominio, chiamiamolo così, in cui l'appartamento ha un ingresso al piano di sopra perché è un appartamento duplex, cioè situato su due piani. Ho capito. Questo qua, questa per esempio è una delle lampade. Sì, questa è una lampada originaria. Ce ne sono tante in questa palazzina. E questo sarebbe il bagno? Questa era una sorta di cucina. Ah. Che però era stato in qualche modo rappresentata anche come zona diciamo di palestra, di relax. In realtà la cucina delle proprie era solo. Ci sono delle forme tipicamente corbusiane, beh ovviamente. Sì. Anche un poco francescane, perché diciamo che il passaggio attraverso queste porte minimo. È veramente minimo. Cosa c'è qui dietro? C'è un piccolo ripostiglio, bagno. Ah, eccolo qua, si è con due ingressi. Bagno alla francese. È un bagno alla francese. Tipicamente alla francese. Va e mille da bambino. Però sempre funzionali. Poi ci sono tutti questi altri mobili. Intanto qua c'è già un primo affaccio su quello che poi vedremo fra poco, è il giardino aperto, va bene. Queste finestre con questa apertura particolare e poi tutti questi mobili disegnati appunto da Corbusier, dal maestro, queste serrandine che verranno restaurate, vero? Prossimamente. Sì. Questa qui era la serie dei casier standard che rappresentano una sorta di ideologizzazione del contenitore. Cioè il modo per rispondere a tutte le funzioni di contenimento con un unico luogo. Questo è un altro bagno. Questo è solo il lavandino, perché normalmente c'è questo sdoppiamento. Certo. E questo è senza porta perché ha un lavandino accessibile a chiunque. Immagino ci sia da qualche parte anche una vasca da bagno. Dunque, la vasca da bagno c'era, forse era qua. È stata montata e probabilmente doveva essere qui. Era prevista. Anche questi lavandini qua sono quelli originali, sono bellissimi, con la rubinetteria. Ah no, qui questo è il posto della vasca da bagno. Ah, questo qua con questo gioco. Qui c'era anche gli attacchi, sì. Ah, perfetto, benissimo. Invece questa qua cos'era? La sala relax. Questa, no, ma dico quest'altra, questa qui. Questa è una sala evidentemente di studio, certo. E soggiorno molto aperta. Naturalmente il sistema espositivo in questo caso fa gioco sulla funzione reale degli ambienti. Questa poteva diventare evidentemente la camera da letto, certo. E affacciarsi su una zona giorno. Con queste particolari chiusure. Sì, queste chiusure sono operabili anche per avere un sistema di filtraggio sia della luce che dell'introspezione abbastanza flessibile. Idem queste bellissime finestre, quindi questo è lo spazio. Finestre sono essenziali. Sì. Finestre che adesso voi dovrete cambiare mantenendo però questo gioco, immagino, o no? Sì, noi certo. Contiamo di mantenere esattamente gli stessi profili, attualizzando il materiale. Attualizzando il materiale e cercando un sistema di vetro accoppiato che garantisca un minimo di coibentazione. Benissimo, qua si vede il giardino progettato dalle Corbusier, adesso noi scendiamo, sono bellissime. Una cosa comunque che va detta, sì. Le Corbusier certamente non avrebbe progettato in quel modo poco architettonico, è una tettoia che abbiamo dovuto realizzare per evitare che in quello spazio dove poi è stato realizzato un bagno per handicappati ci fossero infiltrazioni d'acqua. Certo, questi qua sono tutti mobili originali, bellissimo anche insomma
dare uno sguardo all'essenzialità, no? Ancora in produzione. Sì, sono tuttora in produzione. E la Cassina, che è molto orgogliosa di questi prototipi, ha tra l'altro quest'anno lanciato una nuova campagna per rilanciare il prodotto LC.